Fai schifo, godo, fai schifo, fai schifo, fai schifo. A casa, a casa, a casa, a casa, a casa, allenatore di merda. Fai schifo, Napoli, Napoli qui, Napoli. Veramente mi vergogno di quest'allenatore perché fai schifo. Oggi, peggiore, peggiore. Io l'avevo detto, video scorso, avete visto? Becchiamo una più quotata. 3-0, 3-0, 3-0, Napoli, Napoli nel cuore. 3-0, ragazzi, è andata così? Vattene via, rescindi, rescindi, perché rescindi? Perché Sarri, Pirlo, beccano Lione e Porto al ritorno. Attaccano tanto, al ritorno prendono, attaccano. Vi ricordate 60 minuti allo Stadium contro il Lione? Vi ricordate anche il ritorno dove la Juve ci provava? Ci ha avuto traverse, pari, occasioni, gol. Vi ricordate? Ok, di nuovo ho avuto ragione, di nuovo ci ho azzeccato. È di nuovo andata così, di nuovo andata così, da 6 anni che sta azzeccando tutto, ragazzi. Da 6 anni. E doveva finire così. Doveva finire così. Il matrimonio col Napoli. Matrimonio col Napoli. E fa finire così. Osceni. Osceni. Colpa dell'allenatore. Osceni perché fai schifo. Perché ti auguro il peggio. Il peggio. Il peggio. Il peggio. Fai schifo. Merda. Umana. Umana. Muori. Schifo. Ok. Allora. Partita non c'è da analizzare, eh? Partita non c'è da analizzare perché se te giochi senza schemi, se te giochi senza schemi va a finire così. Può non andare a finire così contro Sampdoria, contro che ne so, anche la Roma, che la Roma fa schifo, eh? La Roma fa schifo, contro la Lazio puoi fare così, contro ste schifezze puoi fare così, eh sì, però. Fatto sta che appena becchi una, perché io vi dico, raga, contro Inter abbiamo fatto schifo, che è la migliore del campionato. Abbiamo fatto schifo, l'Inter è la migliore del campionato, abbiamo fatto schifo. Abbiamo pareggiato a culo in campionato e perso in Supercoppa, giustamente. Doveva finire 5-0 quella partita. Ok? Va bene. Poi, cosa succede? Contro le altre, raga, stanno a pezzi, perdono punti, ma pure l'Inter ora sta a perdere punti. Però è superiore. Appena becchi una più quotata, questo va a finire se non hai gioco, se non hai gioco. Penso che un Milan, un Napoli, un Inter oggi, cioè nel senso già l'andata, che ne so, facevano un pareggio, oggi vincevano. Magari rischiavano un po', però vincevano. Ecco, tutto qui. Però finché c'hai sto allenatore, te lo pigli in culo, Allegri. Via, via adesso, via vattene che manco lo scudetto vinci, via vattene che manco lo scudetto vinci, zero titoli fai, Supercoppa l'hai persa, Pirlo l'ha vinta, campionato vabbè, entrambi avete fatto schifo, Champions esci in questo modo sceno, almeno esci a testa alta, esci a testa alta come ha fatto l'Inter con Liverpool, come ha fatto la Juve col Porto, col Lione che comunque era a testa alta ragazzi, era a testa alta perché il dominio c'era. Io oggi 4-4-2, 4-4-2 ragazzi è sterile, 4-4-2 è il modulo che ti insegnano all'inizio al calcio, è quello più basso, è proprio una cosa inutile, metti quello perché non c'hai schemi, metti quello che non c'hai schemi, perché cosa succede in quest'allenatore? Cosa succede? Succede che, allora, se te c'hai singoli forti, ma forti, vinci. Vinci se c'hai singoli forti, ma vinci pure con Di Matteo in panchina. Ha vinto la Champions Di Matteo, vi ricordate? Con i singoli forti vinci in qualche modo, però dipende pure, dipende. Forse Allegri è bravo comunque a gestire i singoli, ma non basta perché fai schifo e si è visto che fai schifo. Oggi è l'ennesima prova che te sei un allenatore veramente osceno, osceno. Ma guarda te. Ma veramente, raga, uno si merita sta schifezza umana. Cioè, manco lo. Non sei un uomo. Non sei un uomo, io non so che sei te. Io veramente mi schifo per tutti, cioè tutti quelli che lo difendono un minimo, veramente si devono vergognare.
Si devono vergognare. Raga, veramente, Napoli. Emery sei il re della tattica. Emery sei il re della tattica, veramente. Tattica clamorosa, le prepari sempre benissimo. Emirates, hai fatto 0-0, l'hai gestita all'Emirates. L'hai gestita. Mi ricordo, in finale col Manchester, Siviglia, vinci l'Europa League. Grandioso, grande allenatore. Unai Emery, che l'avevo già detto io all'andata, l'avevo già detto, penso che nel video ci sta, non so se avevo fatto il video, però l'avevo detto, re della tattica, genio, genio ragazzi. Dai, dai, speriamo che a fine stagione le scinda, perché esonera o non lo esonera la società, perché c'è un contratto da 4 anni, l'esonero non arriva, l'esonero non arriva, speriamo che almeno lui capisce che ha fatto uno schifo. Un po' di dignità, raga. Sinceramente, un po' di dignità. Ho detto Pirlo pure, magari si doveva. Lo dovevano esonerare. Pirlo lo dovevano esonerare all'andata. Ma idem Sarri, questi qua andavano esonerati all'andata. Allegri non andava esonerato perché comunque ha pareggiato. Non ha fatto una. All'andata ha fatto una partita molto gestionale. Al ritorno puntavi al pari, non so che puntavi. So gli zero schemi, tre gol a momenti 4, ma non devi prendere 5 gol. Dovevi prendere oggi 5. Emery doveva fare 5 gol, non 4, non 3. Dai, raga. Ci sentiamo alla prossima. Dai, Roy, bella, raga.